Buongiorno, un cliente ci ha chiesto di raddrizzare l'immagine di questa livella per geodesia. Siccome tutti gli strumenti per uso topografico hanno l'immagine rovesciata, dovendo fare un'applicazione leggermente diversa dal solito per cui è stato concepito, l'immagine raddrizzata è molto utile. Quindi una richiesta è quella di raddrizzare l'immagine che proviene da questo cannocchiale. Una seconda richiesta, siccome ha fatto questa piccola modifica, è di rendere stabile l'attacco al cavalletto. Per quanto riguarda l'attacco al cavalletto, è abbastanza semplice, basterà realizzare un cilindro finché possiamo inserirlo all'interno di questa struttura già esistente. Andiamo a farlo. Prodotto terminato, basterà a questo punto stringere la vite la base è stabile. Adesso andiamo a realizzare l'ottica che ci permetterà di raddrizzare l'immagine rovesciata di questo cannocchiale. Il dispositivo ottico è stato realizzato. Ha la correzione diottrica, così da poter essere utilizzato da più persone. Il sistema di aggancio al cannocchiale, il gruppo obiettivo e il gruppo oculare. Si inserisce in questo modo. Basta stringere le viti. La correzione diottrica attraverso il reticolo è garantita dal movimento precedente. Questa è la correzione diottrica per il cannocchiale. Il tutto funziona come prima, in più c'è l'immagine che in questo modo è raddrizzata. Anche questa volta siamo riusciti a realizzare un nuovo progetto, un raddrizzatore di immagini per cannocchiali da geodesia. Potete ordinarci questo tipo di raddrizzatore anche per altri strumenti con diametri differenti, in quanto il diametro degli oculari non sono standardizzati, pertanto o ci date le misure esatte dell'oculare, del suo diametro con i suoi ingombri, oppure ci inviate lo strumento come ha fatto questo cliente. Naturalmente con lo strumento qui in laboratorio il risultato è garantito. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima invenzione. Ciao!